Via libera del Consiglio Comunale di Vibonati alle nuove tariffe della Tari, la tassa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Dopo l'errore materiale riscontrato nella precedente delibera, l'amministrazione del sindaco Manuel Borrelli ha disposto un ricalcolo dei costi per i 2.700 contribuenti. Nella seduta di lunedì scorso, il civico consesso è stato chiamato ad approvare il piano tariffario venuto fuori dal ricalcolo. Siccome la spesa è diminuita per l'ente locale, è stato possibile ridurre la tassa a cittadini, commercianti e imprenditori che dovranno versarla. Secondo il ricalcolo delle tariffe, ha dichiarato il sindaco, a beneficiare della riduzione della Tari saranno circa 2.300 contribuenti, per tutti gli altri cambierà poco o nulla. I recenti avvisi di pagamento inoltrati dalla Soget, siccome sono sbagliati, verranno annullati e sostituiti con nuove cartelle contenenti le somme da pagare secondo il ricalcolo delle tariffe. Scettici i consiglieri d'opposizione che hanno riscontrato anche nel nuovo tariffario delle discriminazioni per alcune categorie di contribuenti. L'auspicio, dichiara il capogruppo Giovanni Scognamiglio, che ai contribuenti non venga fatto versare con le nuove cartelle anche le spese di notifica per i precedenti avvisi di pagamento risultati errati. Il sindaco ha poi riferito che grazie ad una vecchia legge sul terremoto il comune ha recuperato 210.000 euro che utilizzerà per interventi di restyling all'interno del centro storico.